Sparco, official supplier of your passion. Fornitore ufficiale della tua passione. Sparco è passione vera. 4x4 Magazine, la più autorevole rivista di fuoristrada, tutti i mesi in edicola. Off-Road Web, la più grande community off-road del web. Buongiorno a tutti gli amici e telespettatori di Offroad TV. Oggi siamo a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, per la prima edizione del 4x4 Expo Valpellice, una manifestazione interamente dedicata al mondo dell'offroad, organizzata dal Tribulum Amuntu 4x4 Team in collaborazione con l'amministrazione comunale di Luserna San Giovanni, con l'associazione commercianti e con la Proloco. Una 3 giorni totalmente dedicata al mondo del fuoristrada e ai suoi appassionati, con espositori e i loro stand con le ultime novità in fattore di accessori 4x4, con una splendida area trial dove si stanno esibendo prototipi e mezzi di serie, e con il tour nelle cave che sta appassionando centinaia di equipaggi italiani. Successo di espositori provenienti da Italia e Francia per questa prima edizione del 4x4 Expo Valpellice. A decine hanno infatti affollato l'area allestita dagli organizzatori per ospitare stand con accessori e novità in fatto di off-road e 4x4. Protagonista del weekend motoristico non soltanto l'area Expo, ma anche la pista trial, che ha visto esibirsi prototipi e mezzi equipaggiati, ma anche alcuni temerari in assetto di serie. Presa letteralmente d'assalto l'area campeggio, messa a disposizione non soltanto per espositori ma anche per tutti gli appassionati, che ne hanno approfittato per trascorrere alcune ore di relax fra gli splendidi scenari della Valpellice. Una manifestazione dedicata agli appassionati della trazione integrale, ma sapientemente organizzata per le famiglie, con l'area trial che ha ospitato le esibizioni a 4 ruote motrici di fuoristrada e quad, con papà alla guida e i più piccoli a bordo. Alcune delle ultime creazioni 4WD di preparatori italiani ed oltralpe, che hanno letteralmente riscosso gli applausi del pubblico presente al weekend motoristico, a centinaia gli appassionati e curiosi che hanno partecipato a questa prima edizione dell'Expo Valpellice. Fra i mezzi più applauditi, un simpatico proto con scocca 500 e motore Suzuki Santana, costruito da 3 giovani appassionati di off-road della zona, e il coloratissimo Mog arancio di Sébastien, di ritorno dalla Breslau con un 4° piazzamento in tasca. Let's get loud, hey, hey, turn the music up.
Siamo allo stand Brunatti Offroad Equipment con Roberto. Ciao Roberto. Ciao Sonia. Prima partecipazione all'Expo 4x4 Valpellice, tu sei specializzato in equipaggiamenti e preparazioni per Toyota per ride estremi. Qualche novità in fattori di accessori per Toyota? Hai presentato qualcosa in questo weekend motoristico? Ho presentato i nuovi paraurti anteriori e posteriori per il GRJ 76, che montano ovviamente anche gli HZJ 76, e niente, sempre fatti per uso africano e per qualsiasi tipo di vericello, da un galattico 16.5 come questo che è assurdo a qualsiasi tipo di vericello, anche l'8274 di bimotore per chi vuole fare sui 71, perché è lo stesso modello, dovevo fare trial o fuoristrada per i giocattoli nostrani. Grazie mille per la disponibilità, torniamo a vederci allora alla prossima edizione, l'appuntamento è già per il 2013. Bene, grazie a voi. Grazie Roberto. Ciao a tutti, io sono Luca e vi presento anche i miei due amici Gabriele e Diego. Facciamo parte del Tribulum Amuntu e abbiamo fondato questo gruppo nostro Dangerous Drivers Team. Abbiamo delle Fiat 500 d'epoca e siamo appassionati di queste auto. Abbiamo deciso di creare tutti insieme questo mezzo che potete vedere alle nostre spalle. È nato da un'idea strana e bizzarra di creare un qualcosa di diverso dalle solite 500 che abbiamo di solito. Abbiamo preso un telaio di un Suzuki Santana 1000 con una vecchia 500, abbiamo creato il tutto. È stato modificato poi tutto artigianalmente con delle modifiche che abbiamo quasi il 90% creato noi. Partendo dal motore è rimasto comunque il suo. Abbiamo modificato i ponti, abbiamo fatto tutti i leveraggi artigianali, gomme, ruote, lo scarico è completamente artigianale in acciaio inox. Poi sulle modifiche meccaniche abbiamo il riduttore che è stato modificato con la rapportatura più corta per riuscire a superare ostacoli con minima velocità. Questi tipi di leveraggi che abbiamo autocostruito, diciamo, ci permettono di superare ostacoli alti 90 cm, per non dire un metro, che sarebbe magari un po' troppo. Abbiamo aggiunto un radiatore acqua posteriore con un comando interno, idroguida anche lì completamente artigianale. Gli ammortizzatori derivano anch'essi da derivazione Iveco, quindi camion. Più in più abbiamo aggiunto un radiatore per l'olio per l'idroguida, partendo da una pompa che era debita per attrezzature per autotrazione, non per mezzi pesanti, abbiamo adattato il tutto su questa macchina. Abbiamo fatto una trasmissione artigianale prendendo dei giunti di un Iveco che sono stati opportunamente modificati per essere montati su questo veicolo.
Abbiamo diverse novità da presentarvi, tra cui in particolare questa, diciamo, questa tuta ignifuga, che è un po' la nuova, la chicca, la novità che abbiamo, che a differenza della classica tuta tradizionale con l'apertura a cerniera frontale, questa è stata realizzata dando completamente spazio per gli sponsor, per quelle che sono le varie esigenze, diciamo, promozionali. Praticamente la tuta viene aperta nella parte superiore e praticamente scende giù in questo modo. Quindi è una cosa decisamente innovativa. Questa è una tuta che si affianca ai modelli già diciamo a catalogo, e viene prodotta in due modelli. Questa LM5, che è la versione, diciamo, di entry level, che va al pubblico sui 420 euro più IVA. E poi c'è una versione super leggera, quindi più per i professionisti, che costa decisamente di più, supera i 1000 euro, però è una cosa veramente per squadre ufficiali. Già questa è una tuta, direi, molto performante. Siamo allo stand di SV 4x4, società francese fra le più famose nel panorama fuoristradistico internazionale, e qui presente Sébastien con tutto il suo team. Chiediamo a Sébastien come sta andando e come è andata la prima edizione del 4x4 Expo Valpellice. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment s'est allée sa première édition du 4x4 Expo Valpellice? Eh bien, très bien, puisque comme toute première expo, il faut le temps que les choses se mettent en route et qu'il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde qui fait la balade, des gens qui viennent voir un petit peu ce qui se passe. Sébastien ci ha detto che la prima edizione sta andando molto bene. Ovviamente, come prima partecipazione all'Expo 4x4 Valpellice, ci vuole un po' di tempo per organizzarsi nel migliore dei modi, ma sta andando bene, soddisfatto, e ovviamente, come tutti, si augura che domani ci sia una buona partecipazione di pubblico e che il tempo sia buono. Gli chiediamo ancora, visto il suo trascorso come competizioni, come sta andando col MOG. Bien, plutôt très bien, puisque c'était la deuxième année où nous courions sur le Breslau. Que cette année, le plateau était très relevé sur le niveau des participants. Et on a passé une belle course, on n'a pas eu d'embêtement et l'Unimog a très bien marché, ce qui fait qu'on s'est classé quatrième dans notre catégorie. Contentissimo perché per il 12° anno che partecipa alla gara Breslau, è una delle più impegnative nel panorama fuoristradistico europeo. Il MOG, come al solito, si è comportato benissimo, è stato come classifica quarto nella sua classifica e 19° generale, quindi assolutamente soddisfatto e un'esperienza da ripetere. Oui, oui, le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Avec un peu plus de chevaux sous le capot, et puis on va essayer de chatouiller un peu plus les Allemands chez eux. Sorridendo dice che giustamente per la prossima edizione della gara Breslau ha già prenotato l'iscrizione con qualche cavallo in più per il MOG, in modo da essere un pochino più competitivo e, come si dice in gergo, suonarla ai tedeschi. Ringraziamo Sébastien per la disponibilità e abbiamo strappato la promessa di rivederlo il prossimo anno sempre qui all'Expo 4x4 Valpellice, lui, tutto il suo team e ovviamente l'inseparabile MOG, che sarà protagonista a breve di altre strabilianti gare sui campi internazionali. Thank you.
Dopo tre giorni di manifestazione, prima edizione dell'Expo 4x4 Valpellice, organizzata dal Tribulum Amuntu 4x4 Team, facciamo quattro chiacchiere con Paolo, che è anima di questa associazione fuoristradistica. Intanto complimenti per il successo di questa prima manifestazione. Paolo, com'è andata a numeri questa prima edizione? Beh, grazie per i complimenti. Questa è la storia della scommessa degli amici, degli appassionati, della Proloco, che iniziamo a ringraziare, perché senza di loro sicuramente sarebbe stato tutto più difficile, così come per tutti gli sponsor che ci hanno accompagnato. Io penso che quello che si è visto in questi giorni innanzitutto è un sacco di passione, di voglia anche di stare assieme, perché sono venuti amici da tutta Italia. Per noi è stata una sorpresa continua tra di noi, per vedere innanzitutto come funzionavamo e vedere anche arrivare gente, quindi è stata una vera sorpresa. Penso sia stata anche la conferma che se uno crede e ha una passione riesce effettivamente a fare delle cose, e penso sia stata una bella prova un po' per tutti. Pubblico delle grandi occasioni, con tantissimi espositori provenienti non soltanto dall'Italia ma anche d'Oltralpe. Abbiamo infatti alcuni espositori francesi che sono stati decisamente soddisfatti di questa prima edizione dell'Expo, quindi non possiamo che rinnovare l'appuntamento con la prossima edizione della fiera, quindi diamo appuntamento per il prossimo anno a tutti gli appassionati che sono intervenuti in questi tre giorni. Noi sicuramente ci scommetteremo ancora, abbiamo voglia di fare, di crescere, e penso che insomma un abbraccio di tutti gli altri penso sia un bel calore per organizzare un'altra cosa, sicuramente. Grazie mille, grazie a tutto il team che ha lavorato per mesi e mesi per preparare questa prima fiera dell'off-road, l'appuntamento quindi già il prossimo anno per tutti gli appassionati. Un ringraziamento agli organizzatori di questa prima edizione del 4x4 Expo Valpellice, all'associazione fuoristradistica Tribulum Amuntu 4x4 Team, all'amministrazione comunale, alla Proloco e all'associazione commercianti, che danno già appuntamento per la prossima edizione nel 2013. Intanto noi vi diamo appuntamento con Offroad TV nuovamente dal 17 di settembre, sempre sulle stesse frequenze alle ore 23, tutti lunedì sera. Seguiteci ovviamente sul sito di riferimento www.offroadtv.it e sulla nostra pagina Facebook. A tutti gli appassionati e i nostri telespettatori, buone vacanze, ovviamente a trazione integrale. Buongiorno agli amici di Offroad TV. Oggi, grazie alla disponibilità del club 4x4 Storici Italiani, vi proponiamo la prova esclusiva di un mezzo unico, il Magnum in versione militare, denominato VAV, veicolo d'attacco veloce. Il Magnum venne lanciato nel 1986 con un propulsore di origine Fiat, il 2005 Sofim in versione turbo diesel. Seguirono notevoli motorizzazioni, tra cui anche i motori VM, i motori 6 cilindri benzina Alfa Romeo e gli strepitosi motori americani 5000 V8 della Ford. Successivamente l'azienda non ebbe un grosso riscontro alle vendite, tant'è che negli anni successivi, anche susseguenti a cambi di gestione, dovette fronteggiare le ingenti spese dovendo produrre delle versioni semplificate per prendere le commesse della polizia. Nel 1998, come già detto, dopo che l'azienda era rinata, venne presentato al Salone di Torino dell'Automobile il restyling del Magnum in versione civile e questo VAV, veicolo d'attacco veloce che era pensato per riuscire a prendere la commessa dell'esercito. Nella versione militare di questo veicolo venne scelto l'ultimo 2008 turbo diesel dell'Iveco, in quanto permetteva di avere notevole coppia, una potenza adeguata per il mezzo e anche dei consumi parking, nonché si abilitava al protocollo militare che prevedeva motori turbo diesel. Il VAV venne ridisegnato anche di carrozzeria esterno, cercando di dargli un aspetto più somigliante all'Hammer. L'idea infatti del vetro piatto e anche dei gruppi ottici anteriori era proprio quella di ricercare una somiglianza col fuoristrada americano per dare un'idea di imponenza al mezzo.
Le vicende aziendali andarono come andarono e purtroppo il VAV rimase un esemplare unico, anzi a dir la verità ne vennero prodotti solamente due, differenti l'uno dall'altro per alcuni particolari estetici e alcuni aggiornamenti meccanici. Rispetto al modello di serie che lo precedeva, cambia in notevoli particolari. Prima di tutti la carrozzeria, adattata agli usi militari con un telo e quindi una configurazione torpedo rispetto alla configurazione chiusa della versione civile o la versione polizia. Anche meccanicamente cambia in alcuni particolari, aggiornato per le specifiche militari, tra cui il blocco del differenziale posteriore e il motore di ultima generazione all'epoca dell'Iveco, il 2.8 turbo diesel che è montato anche sotto il daily. Rispetto al mezzo di serie, il VAV, veicolo d'attacco veloce, fu dotato di paraurti specifici per l'uso gravoso militare, in acciaio ridisegnati apposta per permettere angoli di attacco e angoli di uscita maggiori. Anche la configurazione interna fu rivista completamente, dotando il mezzo di ben 8 posti, come da specifica militare, 6 in fronte marcia e 2 invece a mo' di panchetta nel retrotreno. Per fare questo la ruota di scorta fu portata all'esterna e venne modificata anche la configurazione del parabrezza, ora dritta come vuole la tradizione dei veicoli militari. Land Rover annuncia il lancio della nuova Range Rover, il SUV più raffinato e capace del mondo. Il nuovo modello, quarta generazione dell'iconica linea Range Rover, è stato presentato durante uno spettacolare evento svoltosi alla Royal Ballet School di Londra a Richmond Park. La nuova Range Rover è il SUV di lusso per definizione e si colloca nel solco della tradizione del modello originale, nato oltre 40 anni fa, del quale conserva tutto lo spirito innovativo. Con la sua struttura interamente in alluminio, primo SUV al mondo a presentare tale soluzione, la nuova Range Rover, ammiraglia del marchio, amplia le proprie capacità per lusso, raffinatezza, prestazioni, sostenibilità e guidabilità su qualsiasi terreno. Il nuovo modello è stato progettato per soddisfare gli standard di raffinatezza più elevati richiesti a un'autovettura di lusso. Grazie alla sua rinomata gamma di motorizzazioni caratterizzate da una coppia eccezionale, la nuova Range Rover garantisce prestazioni agili e reattive. La gamma comprende un propulsore a benzina, il 5 litri LR V8 Supercharged da 510 cavalli e due diesel, il 3 litri TD V6 da 258 cavalli e il 4,4 litri SD V8 da 339 cavalli, tutti abbinati ad una trasmissione automatica a 8 rapporti, dolce e reattiva. Il prezzo partirà da euro 91.500. We'll be right back.
Adesso. Piano forte. Va bene, dai.